Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego 5 passaggi su come risolvere l'avvio di Overwatch 2 che non si apre proprio, non va, non funziona, gli sviluppatori se ne strafregano. Quindi in questi nuovi 5 passaggi, ragazzi, prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like. Come primo passaggio dobbiamo disattivare l'antivirus perché va in conflitto con il nostro gioco, perché quando andiamo ad avviarlo può darsi che esce una notifica qua sotto di Microsoft Defender. Invece se avete qualche antivirus installato sul vostro PC, disattivatelo del tutto. Io ho visto che ho Avast, clicco tasto destro sopra, voi dovete trovare qualche opzione tipo controllo protezione, disabilita permanentemente e lo disabilito. E adesso c'è Windows Defender, eccolo qua. Poi come secondo passaggio, ragazzi, dobbiamo disattivare tutti i programmi che sono aperti su PC perché veramente applicazioni che non ci servono proprio, che vanno in conflitto sempre su Overwatch 2, che gli possono dare degli errori e che occupano memoria RAM. Quindi andiamo su gestione attività. Cerchiamo di disattivare tante, ma tante applicazioni che non ci servono. Per esempio, ho questa Electronic Arts Launcher di EA, non mi serve proprio, faccio termine attività, lo chiudo. Epic Games Launcher, così. Come se io stessi giocando a Fortnite, invece no, sto giocando a Overwatch 2. Termine attività, non ci serve Epic Games. Che c'è più? Tante applicazioni che non ci servono proprio. Questo è una. Occupano memoria RAM. Steam aperto. Cioè Steam aperto. Tutti questi. Steam occupa tanta RAM. Termina attività. Tutto. Termina tutto. Vanguard di Valorant. Vabbè. Disattivo tutto. Elimino tutto. Poi, una volta fatto, andiamo un attimo su battle.net come terzo passaggio e fare una breve riparazione. Quindi analizza e ripara. Ci metterà un paio di minuti e una volta fatta questa riparazione, dobbiamo chiudere battle.net su gestione attività. Termina attività. Battle.net anche qua sotto. Chiudiamo tutto, andiamo un attimo su tasto Windows più R, esegui, oppure lo scrivete qua sopra, esegui, updata, battle.net, cancellare battle.net, qui, tornare di nuovo su battle.net. Poi ci chiederà di aggiungere il nostro Overwatch 2. Faccio trova. Vado sul mio volume, disco, Overwatch, seleziono la cartella. Aiuti. Cioè abbiamo cancellato le cache di battle.net. Ok. Se qui vi dirà trova il gioco, voi trovate la cartella di Overwatch 2 dove l'avete installato e poi farà un aggiornamento. Poi, se in questo caso non dovesse funzionare con questi quattro passaggi, ragazzi, allora sono problemi dei server. Quindi dobbiamo per forza cambiare server. All'inizio, quando volevo giocare, dovevo aspettare la coda, 10.000 persone davanti a me. Nel server Europa, quindi ho cambiato da Europa, ho messo Asia, c'erano 100 persone in coda. Quindi regioni, io metto Asia e faccio su gioca. Il gioco ovviamente si è avviato, è andato benissimo. Bene, quindi adesso ritorniamo un attimo sul desktop per farvi vedere una cosa. Ok, andiamo un attimo sulle impostazioni di gioco, anzi su mostra in esplora risorse, questa cartella retail, questa Overwatch mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità. Qui ragazzi, se c'è la spunta esegui come amministratore, disabilita ottimizzazione schermata, togliete queste spunte e fate ok.
Poi ogni volta che avete problemi ad avviare Overwatch 2 su Battle.net, io vi consiglio di aprire sempre questa cartella e di fare esegui come amministratore qua sopra. Si aprirà Battle.net, che era già aperto perché voi siete entrati nella cartella attraverso Battle.net, ed eccolo qua. Poi ci dirà, vabbè, di accedere, quindi qui dovete mettere le vostre credenziali di Blizzard, Battle.net. Ok, ho messo le mie credenziali di Blizzard, Battle.net. Accesso in corso, ed eccoci qua. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto. Vi lasciate un like, iscrivervi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!